Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, voi vedete questo video mentre io sono beatamente rilassata su una spiaggia di un'isola greca, Karpathos, perché infatti questo video lo vedrete domenica e domenica io sarò al mare. Quindi se volete, avete piacere insomma di seguirmi anche in questo viaggio, in questa vacanza, mi potete seguire su Instagram, sono Martina Tazza o Martina Belli, mi dovreste trovare in qualunque maniera e niente, ovviamente mi farà piacere, tanto poi girerò anche un vlog che spero di farvi vedere al più presto. Allora, oggi ho deciso di parlarvi dei 5 booktuber italiani che seguo di più, ma direi che sono i 5 booktuber italiani che seguo, perché praticamente guardo quasi esclusivamente video di queste persone. Non dedico più tanto tempo quanto una volta a guardare video su YouTube, perché ovviamente negli anni la mia vita è cambiata e sono insomma abbastanza impegnata, però ecco, se ci sono dei video nuovi da questi booktuber ho sempre piacere di guardarli perché mi danno veramente un sacco di spunti. Sono felice di condividerli con voi perché secondo me non sono tutti conosciuti da tutti voi, insomma magari qualcuno lo conoscete e lo seguite anche voi, però secondo me vi posso dare veramente qualche indizio su qualche nuovo booktuber che vi saprà incantare. In realtà ho un po' barato perché vi parlerò di 5 booktuber più uno, perché ce n'è un altro che io seguo, sarà il primo di cui vi parlerò, ma essendo praticamente il più conosciuto tra quelli che nomino, ne parlo un po' insomma velocemente perché so che moltissimi di voi già seguiranno. Spoiler, non sto parlando di Lenia Zodiaco perché nonostante sia stata lei a farmi avvicinare per la prima volta al mondo di Booktube, quindi ai booktuber che parlavano di libri e condividevano le loro letture sui loro canali, in realtà oggi è una booktuber che non seguo quasi per niente perché non condividiamo assolutamente gusti letterari, quindi nonostante sia bravissima a parlare di libri, quando parla di libri di solito non mi interessa tanto perché i libri che piacciono a lei a me non piacciono, quindi in realtà ecco, vi parlerò di tutt'altre persone. Prima di cominciare ci tengo a precisare una cosa: come scelgo io i booktuber che seguo? Allora, prima di tutto devono essere onesti, che è la cosa principale, cioè io voglio che nessun booktuber che seguo dica che un libro è bello solo perché A, gli è stato inviato, o B, ne parlano tutti bene, o C, fa figo dire che il libro è bello anche se non è piaciuto. E soprattutto seguo booktuber che riescono ad andare un po' oltre la superficie, nel senso che ci sono state booktuber che ho seguito magari per qualche video per conoscerle che dicono: ho letto questo libro, la trama è questa, molto bello, ho letto questo libro, la trama è questa, un po' noioso, ho letto questo libro, cioè no, bisogna andare un pochino oltre. Se si vuole parlare di libri su YouTube si deve anche creare un contenuto, nel senso che a leggere la trama e dire se un libro è bello o brutto sono capaci tutti, ma soprattutto bisogna essere in grado di sottolineare anche degli aspetti, delle caratteristiche, delle cose che vanno un pochino oltre la superficie per permettere a chi ci sta ascoltando di capire se un libro è fatto o meno per loro e per i loro gusti. Poi ovvio, nessuno è professionista, siamo tutti qui a condividere una passione e le opinioni sono sempre giustamente diverse, però io ecco, questo è quello che cerco all'interno dei canali che seguo. Partiamo quindi per l'appunto con la prima booktuber, la ragazza appunto un pochino più famosa e che quindi moltissimi di voi conosceranno, e sto parlando di Read Vlog Repeat. Ah, ovviamente tutti i link dei booktuber dei quali parlo poi ve li lascio sotto, se volete andare a seguirli o a sbirciare i loro canali fate pure, ecco. Allora, come stavo dicendo, Read Vlog Repeat è il nome del canale, Valeria è il nome della ragazza che fa i video. Il suo canale conta più o meno 17.000 iscritti, quindi sono diversi per il mondo di booktube sicuramente. Lei parla principalmente di libri, anche se i suoi video spaziano tra vari argomenti che la interessano, come possono essere i viaggi, i preferiti del mese, film, vlog, i martedì random. Difatti lei, se non mi sbaglio, pubblica 2 video a settimana, uno non ricordo, verso la fine della settimana insomma, in cui parla di libri, mentre l'altro è questo martedì random dove per l'appunto parla di
argomenti che esulano, insomma, da quello strettamente legato ai libri, ecco. Quello che ammiro di più di questa ragazza è la sua incredibile precisione nell'organizzare i video e il canale. È sempre molto preparata, cioè si prepara molto prima di girare un video, non è mai noiosa, è onesta nelle opinioni ed è interessante ascoltarla, quindi insomma l'ascolto sempre volentieri. Ma passiamo oltre, adesso vi dico quali sono gli altri 5 booktuber che seguo e che mi piacciono moltissimo, che hanno un po' meno iscritti, che spero insomma possano piacere anche a voi. Partiamo da Prismatic 310. Lei, se non mi sbaglio, si chiama Federica, ma non vorrei dire una cavolata. Comunque, Prismatic 310 è il nome del canale ed è un canale meraviglioso. Il suo canale è abbastanza conosciuto perché conta 13.000 iscritti più o meno. Utilizza questo spazio su YouTube per parlare di tutto ciò che la appassiona, quindi sì, libri, ma anche DIY, film, serie TV, viaggi, insomma, veramente di tutto. Quando lei racconta, parla di qualcosa, sembra che stia leggendo un libro, nel senso che ha una capacità descrittiva impressionante ed è veramente piacevole ascoltarla, tanto che tutte le volte che parla di libri, perché io poi principalmente la seguo per i libri, viene sempre voglia di leggere un libro che lei ha amato, perché ne parlano in una maniera talmente coinvolgente che siamo costretti ad andare immediatamente a comprare quel determinato libro. Lei ha delle passioni e che secondo me si potrebbero quasi definire nerd, cioè lei si potrebbe definire una nerd, ma una nerd di quelle che rendono fico questo mondo e che quindi vorresti imitare e segui con piacere, ecco. Inoltre lei fa dei video meravigliosi che io amo, infatti oltre ai libri la seguo anche per quest'altra cosa, che sono praticamente i vlogmas e sempre video quotidiani ad ottobre nell'attesa di Halloween. Ecco, lei questi video li cura in una maniera impressionante, cioè fa un mese praticamente intero di video a tema Halloween o a tema Natale e ci mette di tutto, ovviamente anche letture, ovviamente film, ma soprattutto fa dei meravigliosi DIY, cioè è una ragazza spettacolare che quando gira appunto video dove crea qualcosa, dove cucina qualcosa, è simpatica, è coinvolgente, è molto vera, non è costruita, quindi fa vedere anche gli errori e spiega dove ha sbagliato, che cosa ha dovuto modificare, insomma è veramente un piacere ascoltarla. I video che parlano di libri si chiamano books ed escono periodicamente quando lei ha letto un po' di libri che ha accumulato, quindi un po' di libri di cui parlare, e crea questo video. I video sono molto lunghi, quelli appunto quelli denominati books, ma si ascoltano veramente con grandissimo piacere. Inoltre la cosa bella di lei quando parla di libri o in generale di argomenti che la interessano è la sua capacità di fare collegamenti, cioè si vede che lei è molto informata di tutto ciò che parla, quindi magari da un libro riesce a parlare del film che ne è stato tratto, dei registi, degli attori che si ricollegano ad altri libri che sono simili, ad altri autori che sono ispirati a quel libro, insomma ha veramente una conoscenza molto ampia di tutto ciò che parla, perché ha una grande sete di sapere, ecco, secondo me, come anche un'altra booktuber della quale parlerò dopo, quindi anche questo insomma la rende particolare e spero che la seguiate. Un altro canale che seguo con grande piacere è Book Blister, anche se questo è il nome della pagina Facebook, ma su YouTube la trovate come Chiara Beretta Mazzotta. E io l'ho scoperta su Facebook, difatti su YouTube ha meno di 1000 iscritti, ma su Facebook è molto seguita. Perché? Perché lei è una editor, è una giornalista pubblicista ed ha una rubrica su Radio 105 che si chiama Libri a Colacione. Praticamente lei parla dei libri, dà sì anche dei consigli di lettura, ma principalmente lei parla di libri da dietro le quinte, perché appunto facendo l'editor vede anche il mondo dall'altro punto di vista rispetto a quello dello scrittore, e quindi ci dà un sacco di informazioni sul mondo dell'editoria, sul mondo della scrittura, dà consigli agli aspiranti scrittori non soltanto su come scrivere, su come pubblicare, su come promuovere il proprio libro, ma dà anche consigli su come muoversi nel mondo dell'editoria e quindi di chi diffidare. Lei è una grandissima antagonista delle pubblicazioni a pagamento e per questo io la adoro. Comunque appunto i video spaziano in questo campo qui, quindi dà anche consigli su come leggere di più, come approcciarsi al mondo dell'editoria, come partecipare ai concorsi, insomma vi invito ad andare a sbirciare il suo canale perché i video su questi argomenti sono tantissimi. In più questi video sono brevi, concisi, lei è molto simpatica, è chiara, insomma
veramente dei video che con in pochi minuti riescono a darvi delle informazioni complete su un argomento che vi interessa. E soprattutto lei mi piace anche quando analizza dei dati di lettura riguardo appunto i libri in Italia, le pubblicazioni, i titoli, i prezzi, i numeri, insomma, di persone che leggono e così via, perché molto spesso appunto lei è in grado di accedere a dei dati che noi insomma non conosciamo in maniera molto chiara, e quindi ci dà una visuale un po' più realistica di qual è il mondo della lettura. Veramente, veramente molto interessante. Vi invito a seguirla perché è bravissima. Altra booktuber che seguo molto è Simo Biblionauta. Allora, anche in questo caso Simona io l'ho conosciuta in realtà principalmente tramite Instagram, anche perché ha aperto il canale dopo che io l'avevo conosciuta su questo social, quindi ha il canale aperto da circa un anno, poco più di un anno. Ha pochi iscritti al momento, ma proprio perché per l'appunto è all'inizio, in un mondo che è quello di BookTube, che è veramente faticoso, è faticoso crescere. Però insomma, io anche per questo ve ne parlo, perché ho piacere che vi iscriviate al suo canale. Lei pubblica video che parlano praticamente quasi esclusivamente di libri, delle sue letture, oppure parla di un libro che le è piaciuto in modo particolare, così via. E la cosa che a me piace di più di lei, e che quindi mi permette di ascoltarla con piacere, è il fatto che, specialmente quando parla di un libro che le è piaciuto molto, riesce a trovare tante sfaccettature, tanti punti sui quali porre l'attenzione e tanti spunti di riflessione, ed è secondo me la cosa più interessante. Ad esempio, lei ha fatto parte del gruppo di lettura di It, quello che ho creato io qualche tempo fa, anche se non ha resistito ed è riuscita a finire il libro prestissimo, ecco, molto prima dei tempi che ce l'avamo preposti. E niente, praticamente lei ha fatto dei video su IGTV dove parlava della lettura in corso, che era appunto It, e io devo dire che quando ho fatto il video dove parlavo della prima parte del libro, mi sono anche rifatta ad alcuni spunti, ad alcune riflessioni che aveva fatto lei nei suoi video, perché veramente aveva sottolineato delle cose che io non avevo notato e che ho trovato interessanti e sulle quali mi è piaciuto riflettere. Quindi questo per farvi capire quanta passione mette e quanta attenzione mette nelle sue recensioni. Quindi sono molto felice se deciderete di seguirla. Altra booktuber che adoro, e questa vi giuro che al momento è quella che ascolto praticamente di più, il suo canale si chiama Ima and the Books, ma lei, la ragazza appunto, si chiama Martina. Se non sbaglio, è siciliana, questo sono sicura, ma se non sbaglio è un'insegnante di lettere alle scuole medie. Correggimi se sbaglio, se stai guardando questo video. Comunque lei è stata la mia scoperta più recente, ma è probabilmente a questo punto, cioè in questo momento, è la prima in classifica, quella che ascolto più volentieri. Perché? Perché è fenomenale quando parla di libri. Allora, prima di tutto volevo soltanto dirvi che il suo canale, se andate a visitarlo, si caratterizza perché tutti i suoi video sono segnati da una doppia banda verde, quindi tutte le volte che compare un suo nuovo video salta subito all'occhio e si vuole andare a vederlo. Come ho detto, lei parla esclusivamente di libri una volta a settimana, ma che parli di, non so, libri che ha letto, di libri che ha ricevuto, quindi book haul, o che parli di un libro in particolare, o che decida di parlare di più libri che hanno lo stesso tema, insomma qualunque cosa, di qualunque argomento lei tratti, io ho piacere di ascoltarla, anzi molto spesso me la metto proprio come sottofondo mentre magari faccio le faccende, a volte addirittura in macchina mentre guido mi piace ascoltare lei che parla di libri. Ha una proprietà di linguaggio spettacolare, la invidio per questo, vorrei riuscire a parlare come lei. E poi c'è da notare il fatto che lei praticamente non fa tagli ai suoi video, cioè riesce a creare dei video quasi, cioè riesce a mettersi davanti alla telecamera e riesce a parlare praticamente senza fare errori fino alla fine. È impressionante questa cosa qui, quindi questo vi fa capire quanto sia brava a parlare, riesca a rendere gli argomenti interessanti, e soprattutto mi fa pensare che sia anche una bravissima insegnante, proprio per questo, perché si vede dell'amore che prova per questa materia. Quindi andate a seguirla perché è adorabile, cioè ogni volta che esce un video io me lo devo guardare subito immediatamente, perché mi tiene proprio compagnia e mi fa venire voglia di leggere, che poi anche questo è una cosa che è importante, cioè quando si ascolta un booktuber, se ci fa venire voglia di leggere qualcosa che ha amato, allora vuol dire che sta facendo bene il suo lavoro, ecco. L'ultima booktuber di cui vi parlo è quella che seguo da più tempo in assoluto, ed è Sara Cantoni, che ha il canale
che se non erro si chiama Non Solo Shopping, ma lei appunto si chiama Sara. Niente, questo è il canale per l'appunto che seguo da più tempo, perché lei l'ho seguita praticamente dagli esordi, da quando mi sono approcciata al mondo di BookTube, quindi l'ho vista cambiare anche nel tempo, tanto che adesso ha un figlio e io l'ho vista proprio da, la vedevo già prima che rimanesse incinta, quando è rimasta incinta col pancione, quando ha partorito, insomma praticamente le sono stata vicino in tutto questo cammino, ecco. Comunque, a parte questo, lei parla sul suo canale di tutto quello che le interessa, che le piace, quindi può essere per esempio, a parte i libri, insomma, viaggi, bambini, fa vlog, parla di cose che ha acquistato che le sono piaciute, di prodotti di bellezza, insomma un po' di tutto. Io l'ho seguita dall'inizio principalmente per i libri, perché adoro come ne parla, mi piace il modo in cui descrive le letture che ha fatto, la precisione con la quale insomma descrive non soltanto le trame ma anche tutti gli spunti di riflessione, tutti i punti salienti, ecco, delle sue letture, che molto spesso non sono così scontate, ecco, non è assolutamente una, ma tutte quelle di cui ho parlato, tutte le booktuber di cui ho parlato non sono lettrici scontate, non parlano sempre dei soliti libri o del libro più famoso del momento, anzi insomma sono veramente molto particolari. Adoro il fatto che lei, se si appassiona a un argomento, decide di leggere praticamente tutto quello che è stato scritto su quell'argomento. Un esempio può essere Shakespeare, ma mi ricordo tempo fa, insomma, si era appassionata all'argomento donne, mamme, di come era vista insomma la femminilità nell'epoca moderna, e ricordo che acquistò, andò in biblioteca, insomma, acquistò tanti libri su questo argomento per poter fare dei video più approfonditi possibile. Quindi anche in questo caso adoro la sua fame di conoscenza che non si spenge mai, nonostante abbia finito chiaramente di studiare anni fa. Quindi è veramente molto interessante seguirla. Bene ragazzi, questi sono i 5 più 1 booktuber che io seguo in questo momento. So che i booktuber in realtà ovviamente sono tanti, e sicuramente mi sono persa qualcuno che mi piacerebbe, e altri invece che sono molto famosi e magari voi me li potreste anche suggerire qui sotto, magari non li seguo proprio perché non c'è feeling, quindi anche quello purtroppo e per fortuna conta. Quindi fatemi sapere quali sono i booktuber italiani che voi seguite qui sotto, magari mi aiutate anche a trovarne di nuovi. E io ragazzi vi auguro anche a voi buone vacanze se siete in vacanza, e ricordatevi insomma di seguirmi sempre, perché ogni settimana c'è un nuovo video. A presto, ciao!